Siamo all'inferno? Sì. Lo chiamano Terra Grigia. Giusto. Dobbiamo andare nella sala di comando. Ci sono degli atterrati! Presto! Sarà la fine per il cugino! Preme per ampliare le competenze dell'FBC. Avvisava il mondo di un'eventualità di questo tipo. E questo incidente porterà la crisi sotto i riflettori. Potrebbe essere una buona pubblicità. Già, forse la comunità internazionale capirà il messaggio. La FBC deve crescere ancora molto. Aiutalo! Se vogliamo aiutare il cadetto, facciamo fuori quei mostri. Generale, ti ha ordinato di andartene. Ma io posso ancora combattere. Non mi convinci. Avanti, appoggiati. Non possiamo ancora andarcene. Ci sono civili là fuori. Dobbiamo fare qualcosa. Siamo in inferiorità numerica, dobbiamo riorganizzarci. Giovane per fare l'eroe, dimostra quel che vali prima di farti ammazzare. Sempre. Spostarlo sarebbe troppo pericoloso. Qui dovremmo essere al sicuro. L'unità medica è al quarto piano. Forse c'è qualcosa per fasciarlo. Tu resta qui, cadetta. Torneremo a prenderti. Sono assolutamente inutile.
Parli di Raymond? Solo il pugno di ferro fa crescere quelli come lui. Ok. Voi uomini. Ecco qui, proprio quello che ci vuole. Sapevo che quel pivello era una palla al piede. Ascoltami bene, cadetto, tu non morirai. Ti ordino di restare vivo. Stiamo arrivando. Sei difeso bene. Oh!
tutto a posto, sano e salvo. Ora possiamo occuparci del nostro piccolo cadetto. La ferita è grave? Bene, cadetto. Ora sei in debito con me. Capisco. Vuoi fare il primo della classe? Ma niente eroismi. Non farai uccidere la tua unità. Già. Benvenuto nel mondo reale. Sì, signore. Ok. Questo ridurrà il dolore. Dovrei riuscire a camminare. Allora seguici. L'ascensore che porta alla sala controllo è lì. Puoi muoverti, cadetto. Cosa vuoi dire? Pensaci. Il modo in cui queste armi biologiche sono arrivate qui è troppo professionale. E come hanno fatto a eludere la vasta rete di intelligence dell'FBC? I conti non tornano. Forse qualcuno voleva che accadesse. Cadetto, stai andando fuori dalle righe. Non siamo qui per investigare. Siamo qui per risolvere il problema. Questo ci occuperemo noi. Cadetto, tu riparati nella sala di controllo. Spero proprio. Andiamo nella sala di comando. Sì, capisco bene e sento perfettamente. Sono notizie assolutamente splendide. Funziona tutto quanto alla perfezione. Goditi il resto dei festeggiamenti
sulla Queen Dido, Norman. Morgan, tu volevi che il virus si diffondesse sulla nostra nave. Beh, siamo stati fregati per bene. Non ho ancora finito. Avete uno scopo molto importante. La nave funge da ambiente controllato e i dati sulla vostra mutazione saranno utili a una nobile causa. Audace, egoista e ambizioso oltre ogni limite. I sogni di voi americani mi hanno sempre disgustato. Grazie, lo prenderò come un complimento. Sapevamo che saresti stato un ostacolo. Quindi abbiamo conservato i video di tutti i nostri scambi. Fossero resi pubblici, la tua vita sarebbe finita. Fate pure come credete. L'uso del satellite è stato approvato. Questo nuovo virus sarà completamente debellato. Brutto bastardo. Avaccio, sarai dove di ciò ti farà l'occhio la risposta, veggendo la cagion che il fiato piove. Come hai potuto? Jessica è fuggita. Eravamo così vicini. Ehi, mi dispiace, Raymond. Avevi ragione, fin dall'inizio. Grazie al cielo, qualcuno aveva capito. Non essere così duro con te stesso. La prossima volta ti salvo. E usciamo in grande stile. Questo è parlare, cadetto. Raymond ha capito che Morgan non era quello che sembrava e abbiamo predisposto questa trappola. Tutta la storia del ritorno della Veltro. Nascondigli in montagna. Movimenti coordinati delle navi. Tutto per pressare Morgan. Ma, signore, non poteva almeno dircelo? Non potevo rischiare. Non con una talpa nella BSAA. Vi prego di scusarmi. Tutto quel lavoro. E la Zenobia e la Semiramis. Sì, lo so. Ma non mi sono ancora arreso. Kate e Quint ci hanno lasciato con un asso nella manica. L'analisi dei loro dati. Abbiamo i risultati. Allora, di che si tratta? Pensavamo che la Veltro avesse usato due navi gemelle durante il panico di Terra Grigia. Ma ce n'era una terza. L'ultima regina.